titolo, Eboli. Non ci siamo fermati, non fatelo nemmeno voi, seguiteci che comincia il viaggio. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose. Capital in the World. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. In diretta dalla Basilicata. Ehi, correte che c'è la radio. Correte, correte tutti che c'è la radio, correte oppure sintonizzatevi su Radio Capital, il modo lo sapete, c'è anche lo streaming, ci potete ascoltare da qualunque parte del mondo. Davvero con sincera emozione, adesso basta questa storia dell'emozione, non la tireremo fuori più tante volte, però è veramente un viaggio particolare questo, non un viaggio qualunque, siamo al 14° in realtà. È un po' come tornare a casa, come far pace con mio padre, come far pace con una terra che io non ho mai capito davvero, che forse ho anche un po' detestato e che avevo bisogno di guardare da lontano perché tornasse vicina. Buongiorno Angelo Pitro, Lonely Planet. Buongiorno Doris. Zaccone, Radio Capital. Zaccone, Radio Capital, not Bogliano Verlaine, eh? No, quello che sta accadendo a Matera, quello che è successo e ancora succede in questa città è molto importante anche da un punto di vista, direi, simbolico, perché qui era la vergogna d'Italia cosiddetta, quando dopo il romanzo di Carlo Levi che denunciava le terribili condizioni in cui viveva la popolazione qui all'interno dei Sassi, una legge decise di sfollare completamente tutto il paese e mandarlo in borghi nuovi, no? Nei nuovi quartieri. Questo accadeva negli anni 50 e poi 30 anni dopo, dopo 30 anni appunto di abbandono, cominciò il recupero lento e straordinario che ha portato per esempio alla creazione di questo albergo fantastico in cui stiamo trasmettendo proprio il dentro Sexantio. Il Sexantio, un albergo diffuso da cui vi trasmettiamo dentro i Sassi di Matera. Ecco, arrivò il riconoscimento come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO e poi adesso questa città si sta candidando a capitale della cultura del 2019. Quindi un percorso straordinario che è avvenuto in una regione, la Basilicata, tra le più povere e dimenticate del nostro paese. E quello che sta accadendo, questo piccolo miracolo, questo piccolo ma grande miracolo, ci dà appunto simbolicamente, come dicevo all'inizio, speranza per noi italiani che spesso siamo un po', come dire, depressi, inclini al pessimismo. Cioè, la possiamo fare, c'è un messaggio che la Lucania manda nella bottiglia, no? Della serie, ragazzi, mettetevi a lavorare, datevi da fare, perché possono succedere cose straordinarie. Esatto, se ce l'abbiamo fatta, se ce l'ha noi fatta Matera, che nel libro appunto, nel quel grandissimo capolavoro che io ho ripreso in mano quest'estate, che avevo letto a scuola quasi con disgusto, cioè senza neanche tanto capirlo, che Cristo si è fermato a Eboli, se tu leggi le pagine dedicate a Matera ti viene da piangere, bambini con gli occhi rossi, con le mosche addosso, una miseria che non si era mai vista, gente che usciva dai buchi nelle grotte, che viveva senza aria, senza luce, dentro queste grotte scavate dentro una terra arida e brulla. Invece la prima cosa che secondo me bisogna fare quando si arriva a Matera è il trekking, posso dire, più bello del mondo. Dopo aver viaggiato nei 5 continenti, credo che quello di ieri sia stato in assoluto il più bello. Secondo me dovete partire dalla Madonna delle Virtù e scendere nella Gravina, che è questo canyon tra i Sassi e la Murgia materana, e cominciare a camminare tra i rovi, tra le pietre, tra i melograni, tra i fichi, e guardare i Sassi e poi guardare di nuovo la Gravina, la Murgia materana, e partire di pomeriggio per arrivare sul Belvedere quando arriva il tramonto e il sole cala, va giù tra i Sassi, e lì pensare che appunto tanta desolazione, tanta miseria che Carlo Levi descriveva in quel libro è diventata invece una cosa estremamente poetica, estremamente bella, che ti apre il cuore e dici: questa è la terra da cui vengono i miei genitori, come ho fatto a non accorgermene prima? E quindi è la prima cosa che dovete fare. Poi camminate, 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 perché arrivate su e c'è l'asfalto, dici: ah, civiltà, torno alla vita, no? E invece arrivano i cinghiali, come è capitato a noi ieri. Ma no, arrivano i cinghiali e le zanzare. E tante zanzare, e voi cominciate a camminare, 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 perché ci hanno detto e diranno anche a voi che esiste un centro informazioni. Ora, centro informazioni, tu come te lo immagini? Una casetta un po' squallida, piccolina, dove sono due Deplian, no? Per i turisti. No, questo Iazzo Gattini è un posto meraviglioso, tu ci arrivi e ti sembra
non lo so, stare dove? In una bellezza che non hai uguali. Beh, e ti accoglie Paolo, che tra l'altro è un appassionato, tra l'altro un ascoltatore di Radio Capital, lo saluto e lo ringrazio, con questo cibo meraviglioso, coi pupacci cruschi, cioè i peperoni cruschi, insomma, tanto la patatina è stato qua, fritta lucana, no? Questo peperone seccato. E lui ci ha accolto in questo posto fantastico, come dicevi tu, Doris, e ci ha fatto una proiezione, come spesso può accadere, perché fanno cinema all'aperto d'estate in questo posto. Ieri sera ovviamente non potevamo che vedere Papa Leo e Basilicata Coast to Coast. Allora, e per arrivarci, appunto, vi sembrerà di camminare un po' sulla luna, e queste strade meravigliose della Lucania, che vi consigliamo di fare in macchina, a piedi, col ciuccio, come volete voi, vi faranno venire in mente questa canzone dei Talking Heads.